la rosina, è una storia lunga da raccontare. La rosina, la nonna che ha incominciato nel 1917, classico casuin di una volta. Poi con l'osteria hanno continuato il papà Angelo e mamma Rosa, per poi arrivare a metà degli anni 70, quando io e Nadia ci siamo sposati. E con la fantasia e il buon gusto di Nadia abbiamo dato un nuovo impulso all'attività. Adesso abbiamo 15 dipendenti, un sacrificio che chiediamo a loro che siano innamorati di questo lavoro. Ci vuole più coraggio in questi anni a fare investimenti come abbiamo fatto noi e ci è andata bene, vediamo che abbiamo raddoppiato il lavoro, si lavora, abbiamo una bella clientela. Quando correvo in bicicletta ho conosciuto parecchi personaggi e nell'85 con i mondiali a Bassano ho detto ma perché non organizziamo qualcosa, era conoscendo Castellano, conoscendo Alfredo Martini, Carlesso, abbiamo incominciato con, mi sembra, col Giro del Veneto, professionisti. Dal Giro del Veneto abbiamo fatto 3-4 premondiali, dai premondiali 4-5 tappe del Giro d'Italia. Sono passati dei anni, però abbiamo fatto delle cose stupende. E dopo nel ciclismo sono rimasto dentro per 16 anni, io ero responsabile dell'alimentazione nazionale azzurra all'estero, i mondiali, olimpiadi a Pechino, in Australia. Andavo via sempre con due cuochi, portavo sempre via prodotti, diciamo, locali. Non mancava mai la soppressa e il prosecco. E la nostra famiglia, che è cresciuta con tre bambini, Riccardo nell'87, Leonora nell'89, Elisabetta nel 99, e cerchiamo di farli appassionare, però questo è un lavoro che se c'è la passione vai avanti, se non c'è la passione lo fai un po' di anni, poi ti stanchi, perché è un lavoro di sacrificio, di tante soddisfazioni ma anche di molto sacrificio. È stato il figlio che mi ha anche un po' stimolato di fare, ha detto papà qui devi fare una ristrutturazione, però farla con la testa mia l'avrei fatta spendendo metà soldi e forse anche con metà successo di quello che abbiamo adesso. La ristrutturazione è nata nel 2015, l'idea. Perché dovevamo arrivare a festeggiare i 100 anni della struttura della Rosina, cioè nel 2017. Andare a operare in un contesto che già di per sé era molto vissuto, però molto caratteristico, la difficoltà è stata quella di cercare di non snaturare la natura stessa dell'ambiente, per cui pochi colori, pochi materiali, ma scelti bene, lasciando delle sensazioni molto calme e tranquille, è stato uno degli obiettivi che abbiamo cercato di perseguire in questo progetto. Ci sono state delle guerre, perché giustamente io ormai 70 anni e lui 27 anni quando ha fatto questo lavoro, 27-28 anni, appena laureato, però ha fatto quello che ha voluto e l'ha vinta lui, insomma, perché ci ha portato a migliorare molto, migliorarsi, avere più personale, dare più servizio, è un stimolo per crescere sempre di più.